Quello che vi sto per raccontare è accaduto non molto tempo dopo che io compii 18 anni. Anche la mia ragazza aveva appena compiuto 18 anni da pochi giorni, il che significava che i suoi genitori si fidavano di lasciarci da soli mentre loro andavano fuori a cena. La mia ragazza è sempre stata una fan dei film horror e delle cose inquietanti in generale. Le piaceva leggere le creepypasta e guardare film oscuri e cruenti come Hostel e Saw. Una sera ero seduto con lei mentre finivamo di guardare gli ultimi minuti di The Human Centipede. Entrambi avevamo bevuto qualche drink e avevo deciso che era giunto il momento per andare a dormire. Lei non era della stessa opinione e mi suggerì di cercare altri film horror da guardare online. Nonostante la mia stanchezza, la assecondai. Dopo alcuni minuti di ricerca, ci accorgemmo che tutti i siti che solitamente usavamo per lo streaming erano stati oscurati. Fu a questo punto che lei se ne uscì con una proposta agghiacciante. «Hai mai sentito parlare del Dark Web?» mi chiese. Io ne avevo sentito parlare a scuola, ma dato che la cosa non mi interessava, non ci avevo mai dato troppo peso. «Sì, lo conosco», risposi, cercando di comportarmi coraggiosamente. Sul suo viso apparve un sorriso di eccitazione. Devo aggiungere che lei era leggermente ubriaca e che era in quella fase di felicità che ti porta a fare cose insensate del tipo: «Sì, io le faccio, non mi interessa che cosa accadrà dopo». A quel punto io andai in cucina a prendere un po' d'acqua. Quando rientrai in camera notai che aveva aperto un sito chiamato Censor View. Il sito mostrava immagini di poster di film che non avevo mai visto prima e ho giustamente supposto che fosse un sito che vendeva film horror vietati da altri paesi. Sembravano però tutti piuttosto poco originali, nulla che non avessimo mai visto prima. Tutti tranne uno. Quello che la mia ragazza stava evidenziando con il mouse. Il film si chiamava The Visiting. L'immagine della locandina era semplicemente uno sfondo bianco, con The Visiting scritto con un carattere Arial Black. Entrambi eravamo affascinati da quello che stavamo guardando, quindi tirai fuori il mio iPhone e cercai la trama del film. Ma non trovai assolutamente nulla, solo alcuni stupidi video su YouTube e dei forum con notizie irrilevanti. Tuttavia, quando alzai lo sguardo dal mio telefono, vidi la mia ragazza che digitava il suo nome, l'indirizzo e altri dati personali in varie caselle in una pagina intitolata Dettagli d'ordine. Prima che potessi fermarla, con mio grande orrore, cliccò sul pulsante invia. A quel punto la rabbia mi pervase e iniziai a urlarle contro, cercando di spiegarle quanto fosse pericoloso mettere i propri dettagli personali in un posto così incasinato come il Dark Web. Vidi però che le mie rimostranze non avevano alcun effetto su di lei. Era inutile. Quando beveva e raggiungeva quello stato di euforia, se ne fregava di tutto e di tutti e faceva solo quello che voleva. Frustrato andai a dormire, decidendo che ne avrei parlato con lei il giorno successivo. La mattina dopo la vide diversa. Infatti stava rimpiangendo le sue azioni avventate della notte precedente. Però trascorse la mattinata a spiegarmi che era molto curiosa e affascinata da quel mondo e che sicuramente non si sarebbe messa nei guai per una cosa del genere. Anzi, secondo lei quell'esperienza sarebbe stata addirittura divertente. Io non ero assolutamente convinto, però. Mi disse inoltre di non dire nulla ai suoi genitori. Temeva di perdere la loro fiducia e di non poter più stare a casa da sola. Le promisi che non l'avrei fatto, dopodiché me ne tornai a casa mia. 3 giorni dopo eravamo di nuovo a casa sua. I suoi genitori erano usciti con alcuni colleghi di lavoro per un drink e stavamo guardando L'Esorcista in DVD. Durante una parte particolarmente non movimentata del film, la mia ragazza iniziò a canzonarmi su quanto qualche giorno prima ero rimasto inorridito per quello che lei aveva fatto col Dark Web. Mi disse che aveva ricevuto solo un'email dall'aspetto abbastanza professionale a conferma dell'ordine e nient'altro. A quel punto iniziai a pensare che avesse ragione lei e che forse stavo reagendo in una maniera oltremodo esagerata. Fu solo pochi secondi dopo questo mio pensiero che la nostra conversazione fu interrotta da un violento colpo sulla porta. A dire il vero, sembrava che il colpo fosse avvenuto simultaneamente su due porte, come se ci fosse stata una sorta di eco. Mi preoccupai, mentre la mia ragazza iniziò a ridere ancora una volta per l'espressione di terrore che era apparsa sul mio viso. Le sorrisi bonariamente mentre mi incamminai per andare a controllare la porta per vedere chi fosse stato a bussare. Ma il sorriso si cancellò immediatamente sulla mia faccia quando vidi chi stava là fuori. Era
Un uomo, alto e robusto, con indosso una maschera da sci e abiti scuri, era in piedi davanti alla porta con un martello. Stavo per chiamare la mia ragazza per dirle di telefonare alla polizia, quando un grido straziante, raccapricciante, echeggiò in casa. Tornai di corsa nella stanza in tempo per vederla indicare la finestra che dava sul giardino. Un uomo identico al primo era davanti alla finestra, solo che teneva in mano una mazza. Afferrai la mano della mia ragazza e corsi su per le scale. Ci nascondemmo nella camera da letto principale e lì chiamai immediatamente la polizia dal mio cellulare. Mi dissero che sarebbero stati lì il prima possibile. Ma quando terminai la chiamata, sentii una delle porte che si fracassava e rumori di passi veloci che salivano le scale. Erano in casa. Senza pensare un attimo, spalancai la finestra e dissi alla mia ragazza di saltare, correre e non voltarsi indietro. Lei saltò e atterrò in sicurezza sul giardino erboso sottostante. Stavo per seguirla, ma esitai, chiedendomi se avessi potuto combattere, dandole in qualche modo più tempo per fuggire e scappare lontano. Fu allora, però, che sentii una voce profondamente aggressiva appena fuori dalla stanza. L'uomo urlò qualcosa in una lingua straniera mentre sentivo le risate di altri due uomini. Tutto il coraggio che avevo fino a qualche momento prima scomparve all'istante e così saltai, atterrando però malamente sulla caviglia. L'adrenalina che avevo in corpo mi permise di non dar retta al dolore e di correre fino a raggiungere la mia ragazza. Stavamo correndo per quelle che sembravano essere ore, ma in realtà probabilmente erano passati meno di 10 minuti. Correndo finimmo vicino al parco locale, a una certa distanza di sicurezza dalla casa. A questo punto, sentendosi al sicuro, la mia ragazza crollò in un pianto sfrenato. La abbracciai e la consolai, cercando di farmi forza e di non crollare pure io. Pochi minuti dopo mi chiamò la polizia. Erano infatti arrivati alla casa e per quanto potevano vedere, gli aggressori non erano più presenti. Dopo esserci presi alcuni minuti per riprenderci dallo spavento, decidemmo di rincasare. A casa trovammo 3 poliziotti. Mentre uno era intento a ispezionare le stanze per cercare eventuali danni e prove lasciate dagli uomini, il secondo consolava la mia ragazza. Un terzo poliziotto venne da me e iniziò a farmi domande sull'accaduto. Purtroppo però lo shock mi stava annebbiando la mente. E così fui in grado di dire loro solo alcuni dettagli sui loro vestiti e sul fatto che parlassero in una lingua dell'Europa orientale. La mia ragazza gli consegnò sia il telefono che il computer, affinché la polizia potesse indagare su quello che era accaduto quella notte e capire se era collegato a quello che avevamo fatto qualche notte prima sul dark web. Prima di andarsene, ci consigliarono di raccontare la situazione ai nostri genitori e di avvisarli di non rientrare quella sera. Ci suggerirono infatti di passare la serata con amici o parenti lontano da lì. Noi due andammo a casa dei miei genitori, mentre i genitori della mia ragazza rimasero dai loro amici. Ricordo che la mia ragazza piangeva al telefono mentre gli raccontava la situazione. Dovevano essere furiosi. Alcuni giorni dopo la polizia tornò a casa della mia ragazza. Fu un caso che io fossi lì in quel pomeriggio. Le loro indagini li avevano condotti ad alcuni risultati inquietanti. Si era scoperto che The Visiting era un soprannome che i locali di una piccola città polacca davano a un numero di brutali omicidi avvenuti negli anni 90 nell'area locale. Gli omicidi furono commessi da una banda sconosciuta e inizialmente furono liquidati come tentativi di intrusione finiti male, il che era assurdo, dato che tutte le vittime venivano picchiate a morte nella loro casa. Ma nulla di valore veniva mai portato via dalle abitazioni. Solo 2 anni dopo l'inizio degli omicidi, accadde che una famiglia sopravvisse a un attacco della banda. Il marito fu in grado di fornire alla polizia polacca alcuni dettagli degli aggressori, ma tutto ciò che testimoniò fu che gli aggressori indossavano maschere da sci, brandivano oggetti contundenti e che uno di loro aveva una videocamera. Tuttavia, la prova cruciale fu che uno degli aggressori aveva lasciato cadere uno zaino contenente una videocassetta vuota e altri 3 nastri con delle registrazioni. I 3 nastri mostravano gli orribili omicidi delle vittime precedenti. La polizia arrivò alla conclusione scioccante che questi uomini stavano creando un film snuff da vendere a qualunque malfattore pagasse abbastanza per diffonderlo nel dark web. Iniziò una caccia all'uomo a livello nazionale, ma dopo anni di indagine non trovarono nulla.
Ricordo di essermi sentito incredibilmente spaventato mentre la polizia mi raccontava delle loro scoperte. Continuarono a dirci che gli uomini probabilmente erano fuggiti dalla Polonia durante le perquisizioni della polizia e che probabilmente erano riusciti ad entrare nel Regno Unito come laboratori quando la Polonia entrò a far parte dell'Unione Europea. L'unica cosa che sapevano per certo era che questi uomini stavano operando di nuovo, decenni dopo il loro ultimo omicidio, e che stavano usando il dark web come modo per scegliere le loro prossime vittime. La polizia ha detto alla famiglia della mia ragazza di trasferirsi da un parente durante tutto il periodo delle indagini. Non passò molto tempo che la mia ragazza ruppe con me per assecondare i desideri dei suoi genitori. Supposi che loro sospettassero che fui io a costringere a entrare nel dark web e che la colpa dell'accaduto fosse soltanto mia. Fu scoperto in seguito che vari documenti appartenenti alla mia ragazza contenenti le sue informazioni personali furono rubati probabilmente quella fatidica notte dalla sua abitazione. Non mi è più permesso vederla, quindi non conosco bene i particolari. I nostri genitori però continuano a parlarsi. Da quello che mi dicono, il suo stato mentale è diventato incredibilmente fragile, è oramai terrorizzata da tutto e vive nel terrore che quegli uomini si ripresentino alla sua porta. Mi spezzò il cuore sentire queste parole, ma oramai io non potevo più fare nulla per lei. Potevo solo sperare che prima o poi si rimettesse. Posso tranquillamente dirvi che la polizia non troverà mai aggressore utilizzando le informazioni che ho fornito. Ciò significa che quasi sicuramente colpiranno di nuovo. Posso solo sperare che la prossima volta che lo faranno, quei bastardi finiranno dietro le sbarre e non riusciranno a creare un altro nastro da aggiungere alla loro collezione. Ascoltate allora il mio consiglio. Per quanto possiate essere attratti, non abbiate mai nulla a che fare con il dark web. Potreste non essere altrettanto fortunati da poter raccontare la vostra disavventura.